Amici di Patrimonio Italiano TV, alla 23esima edizione del premio Braille con una istituzione, non dico neanche patrimonio, un'istituzione italiana nel mondo, Peppino Di Capri, in questa appunto 23esima edizione del premio Braille. Buonasera intanto. Buonasera a tutti, salve. Allora, è inutile anche solo citare Peppino Di Capri per la fama che lo precede, chiaramente. Allora, siamo in questa edizione del premio Braille, un evento che funziona, 23esimo anno, e che testimonia il grande cuore, la grande solidarietà degli italiani. Beh, sì, quando c'è il dovere, diciamo il piacere più che il dovere, si corre, si accetta, sì. Così non si pensa nemmeno al momento in cui ti arriva questa telefonata, quindi anch'io quest'anno sono qui con tutto il mio cuore. È un piacere appunto, oltre che magari anche un dovere morale, perché andare contro l'ignoranza, perché ecco, questi eventi servono anche per sconfiggere certe ignoranze pericolose, è anche un piacere vista comunque la serata, il parterre de rois di ospiti, tanta gente accorsa. Beh sì, questi eventi nascono per lo scopo deve essere questo, di far conoscere, sensibilizzare come dire, tutto il contorno di questi eventi, quindi più persone si coinvolge, più il successo è assicurato della serata, e quindi siamo qui a partecipare a questa grande serata. E speriamo che l'obiettivo si raggiunga e che si facciano cose. Poi stai bene con te stesso quando fai queste cose. Peppino, noi questo mese di ottobre siamo stati come Patrimonio Italiano TV a New York per una serie di eventi, c'è stato il Columbus Day, ci sono state una serie di manifestazioni. Il tuo rapporto con l'estero, con gli Stati Uniti? Devo dire un po' tutto l'estero, soprattutto nei paesi Brasile, Argentina, quei paesi latini sono più, come dire, forse più vicino al mio stile, il mio modo di fare musica. È più vicino a diciamo al gusto loro, quindi il successo è quasi assicurato ovunque, devo dire, in Brasile soprattutto. Adesso ci torno in marzo per un altro torneo, comunque è sempre un piacere rivedere, tra l'altro sì, è un'occasione per rivedere gli italiani che, ahimè, cambiano le generazioni, però devo dire che la cultura colpisce ancora, la cultura italiana fa sempre colpo e fa interesse. C'è un po' si sente un po' la, tra virgolette, ovviamente, pressione, ecco, la musica è un collante fortissimo, soprattutto per noi italiani, portare l'Italia a casa degli italiani oltreoceano, magari lontani, che molti di loro non riescono a tornare, ecco, sapere di essere un grande testimonial, un grande, come dire, un protagonista, sì, è una responsabilità piacevole, ovviamente, però ecco, a volte si sente anche un po', si avverte questa grande responsabilità. Si avverte ed è piacevole, perché poi il risultato è quasi sempre ottimale, quindi raggiungere questo obiettivo è il massimo, vedere i teatri pieni, standing ovation eccetera da 10 minuti e tu non sai più che cosa fare, ringraziare, cioè, è una cosa meravigliosa che non si può descrivere, più il piacere di torni più tu carico di forza, di energia, che non fa, magari gli sei andato lì, questa cosa per loro sarà un ricordo che magari andrà avanti per anni, e quindi se lo porteranno nel cuore anche loro. Allora chiudo, e per i tempi stretti, un saluto di Peppino Di Capri, amici di Patrimonio Italiano TV all'estero. Ma un'occasione così non capita tutti i giorni, grazie di questa opportunità, saluto tutti, spero prima o poi di potervi abbracciare personalmente, un forte abbraccio e saluto da Peppino Di Capri.